Ciao a tutti, oggi volevo farvi vedere due junk journal che ho fatto ultimamente. Non avevo tempo di mettere uno poi altro, allora vediamo tutte e due. Uno è mini A6, un junk journal tema travel, viaggi. Allora, cominciamo da questo piccolo. Allora, sulla copertina ho utilizzato la stoffa lino, no, questo cottone, poi la carta che questa carta è protetta, vernice trasparente. E poi, come vedete qui, ho cercato di cucire sopra un po' di plastica trasparente, acetato, foglio di acetato tagliato, poi qui pure ho decorato un brazzo, qui pure ho fatto un timbro mio con la cera lacca e ho decorato questo modo. Poi qui, siccome sono di carta, ho cercato di angoletti di coprire con copriangoli, questo di metallo. Allora, poi io velocemente adesso vi faccio vedere, sono 10 quaderni, ogni quaderno c'è 5-6 pagine, sono tutte decorate e c'è una pagina vedete, con twist, questa è un pop-up pagina. Altre sono più semplici. Adesso velocemente vi faccio vedere. Thank you.
Allora, come avete visto, ho creato anche la chiusura con un elastico vellutato. E qui potete regolare la chiusura, c'è una graffetta, diciamo è una cosa, un charms. Comunque, come vedete, in questo giornale ho utilizzato la carta per scrapbooking, carta craft, tante pagine di vecchi libri, veramente vecchi, anche da 1930-1950, fine anni 90. Poi ho creato tante diverse tasche, poi le pagine, questa qua per esempio una pagina di un quaderno proprio diciamo antico che è 1920. Qua avevo fatto sulla stampante, ho stampato questa immagine pure degli anni 80 di Ucraina, dato da lì, e l'ho stampato su vellum. Praticamente troverete diverse cose di antichità, diverse tasche, come vedete per esempio questo libro di un libro di geometria antica proprio. Allora, qui pure tutte quelle che vedete aggiunte, quelle pagine aggiunte di libri. Sono tutte molto antiche. Allora, ok. Allora vi ringrazio per l'attenzione. Penso che questo album qua faccio un secondo video, seconda parte, perché sennò sarà un po' lungo. Allora, vi ringrazio per l'attenzione. Questo journal sarà tra un po' in vendita al mio negozio su Etsy. Qui sotto vi lascio il link. Vi ringrazio per l'attenzione. Ciao.